ricollego a quanto detto Michela, abbiamo meno, ma abbiamo anche di più, nel senso che abbiamo un ruolo nella famiglia, nella società, ne parlavamo prima, siamo un nodo di una rete, a volte di tante famiglie, la nostra mamma, ma c'è anche la sorella, piuttosto che la cugina. Allora non abbiamo meno, forse abbiamo meno opportunità, ma perché dobbiamo suddividerci in ruoli, compiti e figure che nelle 24 ore e nelle energie di un essere umano a volte sono veramente tante. Allora, quello che manca non è un dare più opportunità alla donna, ma riconoscere le opportunità e i ruoli che ha già. Se noi riusciamo come società a riconoscere quello che la donna mantiene sulle proprie spalle e che se adesso sparisse crollerebbe probabilmente quasi tutto, se riuscissimo a riconoscere, a dare valore, a dare risorse, sto parlando della famiglia e della scuola senza andare tanto lontano, della comunità, della rete di sostegno che si crea quando una persona è in difficoltà, allora non si tratta di aggiungere ma di riconoscere, perché questo di più ce l'abbiamo già. È che è dato per scontato, forse dato di secondo livello, è valutato come un qualcosa che comunque tanto non mancherà perché è insito nella donna esserci, accudire, essere attente. Allora, da un lato dare un riconoscimento, un valore, probabilmente anche un sostegno. Allora qui ci colleghiamo ai famosi discorsi di cosa manca nei servizi, nel sostegno della donna che vuole anche lavorare. Abbiamo sentito il racconto di Nilda, ha dovuto rinunciare alla maternità, all'essere madre, a un figlio, all'amico, al tempo, per poter dare ad altri questi diritti. Ma noi dobbiamo allora fare un passo indietro e riconoscere questo. E oltretutto, se diamo alla donna la possibilità di mettersi in gioco anche in altri campi, soprattutto in quello politico, avremo un arricchimento.